Buona domenica a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su The Walking Dead. Come ben sapete, sul DLC The Walking Dead. Allora, dovrebbe essere il penultimo episodio di DLC, perché poi sarà l'ultimo che penso uscirà domani. E poi inizieremo con The Walking Dead 2. Quindi, per tutti quelli che ancora me lo chiedono, ma uscirà The Walking Dead 2? Sì, l'ho già scritto su tutti i social possibili e immaginabili, e anche l'avevo già detto in un video precedente. Comunque, andiamo avanti col DLC, quindi vi chiedo di lasciare un bel pollice in su adesso per continuare a supportare questa serie, e buona visione. 400 giorni, vediamo qual è la storia. Perfetto, è il penultimo, è andato via anche Vince, che era il terzo ultimo protagonista, e sono rimasti Wyatt, mi avete detto che si pronuncia così, quindi vi ringrazio, e Shell. Non so quale fare le due, andiamo su Wyatt, perché comunque mi avete aiutato con la pronuncia, quindi cominciamo oggi con lui. Eccoci qua, la porta d'emergenza. Wyatt, giorno 41. God, this is so fucked! Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it, it just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? Me? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit! Dude, how'd they catch up to us? Aya. Who gives a shit? Just... Hurry up, Eddie! Here, man. Shoot! Davvero? Dude, take... Get him, man! Bene. Proviamo a prenderlo. Vamos. Dai, sparare a caso. Jesus. Dai. Dai, tanto lo stiamo prendendo. Ma cosa hai fatto? No, non ci credo, raga, gli ha sparato una luce e lui è morto. Are they back there? Wyatt? Wyatt? Dude, are they there or not? Come on! Wyatt, talk. Forse sono andati a sbattere. Maybe they crashed? I didn't hear a crash. Did you hear a crash? No. No, no, I... Veramente no, però sono andati fuori strada. Here, here, I'll turn off. Tutto molto strano. Sì, comunque è un bel posto per star da soli. I'm not being an asshole, I'm being smart. No lights, no you know, they can't see us. Sì, ma non vedi neanche tu, coglione. I don't think it's mine. I can't see a damn thing. Ma quanto si può essere stupidi? Stupid, can you pull off tonight, man? Turn the fucking lights on. Stupid? What? This is smart, Wyatt. Those guys won't find us with the lights off. We can't see a damn thing. I can see all the damn things. It's fine. Voglio vedere. Don't barf just yet, okay? Please. This road is really straight. We'll be fine. At least slow down. Raga, non voglio gufarla, non voglio dire no. Niente, ma già avete immaginato. He's fucking gorked. I don't want that guy in my life, Wyatt. Sei ricoperto del sangue di quello lì. You are covered in that guy's blood. I know, Wyatt. My shirt is soaked. It's like I just... Why didn't they say anything? Guy's taking his shit over there. Il grilletto l'hai premuto apposta. Did you mean to pull the trigger? I don't know. I was so keyed up. I just... Damn it. Look. Non Wyatt, guardarmi, guarda la strada che già non si vede niente. Jacked up like I was on speed or something. I was just on edge, you know? Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his head. Sorry, man, I... Ah, tranquillo. Non ti preoccupare. Occhio, cosa c'è, raga? Perché hanno cambiato inquadratura? It's about time. I will punch your eyes. Oh, rilassati. See, it's fine. Road straight as my dick. Simpatico. You think we're in the clear? Come no? Solo se prima usciamo da questa nebbia. Until we get out of this fog. Was that a pun? No. When did you start making puns? Ma non ho detto niente. I said no, idiot. I know. Simpatici. All right, let's Tom Cruise out of here. Non parlare davvero, di solo minchiate, tazzi. See if there's still any sticky in the glove box. Allora, guarda parabrezza. Oh my god, what? Shut up.
guarda radio. TJ got high and tried to put a pancake in the CD player. Sì, sono due tossici dipendenti anche questi, soprattutto quella sinistra, penso. Porto oggetti. I don't see anything. Non vedo niente. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my god, really? But is there any weed? You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. You remember her? Non me ne frega niente, touch. Walked around for a while. Saw the chick with two heads. Some kind of monkey human with a dick. Stai zitto, t'ho detto. She also said there was a little girl in there the size of an apple, but I called bullshit on that one. Point is, she saw there was this guy standing in there, buck naked and singing this weird. Are you even listening to me? The guy peed on her dad. Shit! Porca puttana troia! Io ero tranquillissimo, raga. Holy shit, dude. Holy shit. Did you get a look? I think that was a guy. Come no? Wyatt, come on, man, say something. Was that a dude or not? What the fucking fog? Io non lo so. This night is so fucked, man. I don't know. It was too fast, man. Man, don't say that. You have to know. Dude, you have to. Let's see if there's anything around the car. You know, anything that'll, like, tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just not. Ma se ne hai già ucciso uno, giusto? Cosa continui? Man, don't roll it. Ma come fanno a rompersi quel vetro? Look, it's fine, see? Come ha fatto a non cadere giù? Dude, what's that on the broken side? Allora, guarda specchietto retrovisore. Man, don't look at yourself. This is serious. I wasn't. Whatever, man. Keep looking. Fatemi scendere allora. You think that blood on the windshield is fresh or rot? It's part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. Perché devo far tutto io? Way out in the road. Is that the mirror from the car? Can't tell from here. Man, I'm really not seeing anything. Porto oggetti. Seriously, you think some piece of that guy made it? No, però magari c'è qualcosa. Man, I don't know. Torta. No. La radio è inutile. Look. Senti, Wyatt. Era un it uomo. Was a guy. Are you sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't fuck with Tiny Carlos, sure. Jesus. So what do we do? What do you mean, what do we do? Sparatevi a vicenda. Andare go là fuori. Out there and what? E poi? Find the guy and help him. Who the hell are you tonight? If it's a guy. It's a guy. I saw him. Secondo me tu da quanto sei fatto non hai visto neanche come se era un man. Uomo. Comunque non era sicuramente un uomo. Go out there. We check it out. Che comunque prima erano uomini. Però vado io, dammi la pistola. Facciamo i coraggiosi. I'll go. Give me the gun. Dude, I'm the one who got us into this. I'm the one who hit him. Should be me going. Then why did you ask which one of us should go? Oh, sorry. Next time I get into this exact crazy fucking situation, I'll figure out how I feel before I talk. Andiamo? Andiamo? Okay. Okay. Well, shit. Ma come giochiamo a morrazzinese? Ma cosa vai a pensare? Va bene, vai, giochiamoci. Ma davvero, raga, lo fanno? Ditemi. Fine. Ma no, okay, cool. Non ho parole. You ready? Non ho parole, raga, non ditemi che devo giocarci io. Dude, 2 seconds, it's over. Alright, 2 out of 3, right? Sure. 1, 2, 3, go. Carta. Fuck! What are the chances of that? Ma muovi che non per le palle. 1, 2, 3, go. Ma shit, man. Molto bene. Che ridere. Insane. Ok. Yeah, adesso faccio sasso, guarda. Go. Ma va. How many times is this gonna happen? Come hai fatto apposta? 1, 2, 3. Carta. Go. Godo. No, devo andarci. Ok. All right. No, chi perde? Non lo so come chi. Vabbè, sasso. Go. Che palle. Dai, mi fai finire sta cazzo di morra cinese che non finisce mai. Dying out there while we do this shit. This was your idea. This is a two-way street, Tubby. 1, 2, sasso ancora. Go.
Godo, merda. Shit. Stupid rock. All right, dude. This is it. Shit. One, two, carta. Three, go. Che palle! Fuck! Ma basta di sempre le stesse cose! One, two, sasso. Three, go. Raga, non shit, ne posso man. Più. Ma non fa ridere, poi quel okay. tipo se è ancora yeah. mezzo vivo l'errante. Sasso ancora io. Sasso. Jesus H, how many times is this gonna happen? Adesso faccio forbici, non voglio far carta, non so voglia. Go. I don't think we ever tied Che palle! Guys dying out there while we do Ora faccio astieniti. This was your idea. This is a two-way street, Tubby. Dai, facciamo. Vabbè, facciamo carta. Two, three, go. Godo, finalmente. Paper is a loser. Quindi adesso devo andarci. Dai, andiamo. Dopo aver giocato per un'ora morra cinese, andiamo. E comunque era in fondo, se non sbaglio, ho visto l'ombra. Andiamo. Hipster. Andiamo, andiamo. No problem. Allora, guarda campo. Ma va. Allora, qui c'è lo specchio rotto, quindi è inutile guardarlo. Una scarpa. Cosa vuoi? Sei zitto. Tra un po' verrà fuori sicuramente per farmi venire un infarto, raga. E automaticamente verrà anche voi l'infarto. Allora, lì cos'è? Uno zaino. E poi lo sentite anche voi quel rumore qua sottofondo. Zaino. Great backpack if you could tell me if your owner was alive or not. Right, I guess I'll just keep talking to myself out here because that ovviamente makes sense. È una cosa da sano. Tranquillo, vai pure. What the fuck is taking continua. So long? Hurry up. Stai zitto, idiota. Mi ha giocato a morra cinese per venire qua, raga, non ho parole. Guarda sangue, ma è inutile andare a guardare il sangue per terra. Vabbè, andiamo. Sangue, sangue, sangue. Comunque non è vero che non c'entra niente. Alla fine, raga, questi 400 giorni sono tipo a metà tra il primo e il 2. Sì, c'è la scia di sangue, quindi devo... eccolo là. È ancora vivo perché respira. Hey man, hey man. You okay? Sì, sì, immagino. Bella? You need to answer me, man. Andiamo, andiamo. If you're a dude, I don't want to shoot you. È più vicino. Guardatelo che idiota. L'avete letto più che altro. Please just say something, mister. No, no. Si riprende adesso. No, è un errante, t'ho detto. Shit. Merda. Are you okay? Non lo vedi sir? Che non sta bene. Can you hear me? Esamina vittima. Fatti mordere. Man, this guy's a cop. Bene. Cop. Please be okay. Birro, ti prego non essere morto. Esamina giacca. Jesus. This is bad. Non è da solo? Ok. Cosa stai facendo? Ma cosa fai? No, farti mordere. No, vabbè, dai. Morto. Sto cercando di fare qualcosa di alternativo. Allora. Aiutiamolo. Oh, fuck it. All right. Let's get your ass to the car. Poi non è un poliziotto e basta, raga, secondo me è un errante. Allora, in su. Ma no. Ah, ho capito. Così lo trascina da solo. Ah, tieni premuto il pulsante sinistro del mouse. Ok. E poi spingi il mouse a sinistra. Ok. Ma l'ho spinto a sinistra. Ah, ok. Dov'è l'errante che arriva? Dai, dai. Ecco, lascialo un attimo. 3, 2, 1, morto. Riprendilo, dai, andiamo, andiamo. Dai, raga, è una parte... Sì, il DLC non è così bello come il gioco. Però, dai, è abbastanza carina. Cioè, normale. Alla fine sono delle storie che hanno vissuto tutte queste persone durante l'epidemia, comunque durante tutto quello che è successo.
E quindi vediamo come è andata la vita agli altri alla fine. Alla fine abbiamo scoperto come è andata la vita ai nostri. Cioè, ma riprendilo, ai nostri intendo Clem, Lee, Kenny e compagnia bella. Però non sapevamo le altre persone come l'han vissuta questa cosa. Quindi alla fine secondo me è anche una cosa abbastanza carina. La macchina dov'è? Non la vedremo mai. Ecco un altro errante, ma abbiamo ancora un po' di strada da fare. Altri due erranti, quindi scusami un attimo, sbirro. One e... Dai. Ma non me lo fa... Oh, spari o no? Niente. Ok, finalmente, riprendilo. La macchina dov'è? Dai. Scusate raga, ho un problema con sollevamento. Andiamo. Dai che stiamo arrivando. Più o meno. Cosa c'è qua sotto? Non cadere, mi raccomando. Ah, la macchina è lì. Non è quella macchina. Male, molto male. Scusami un attimo, sta succedendo qualcosa che non va bene. Ma va, lo stanno ammazzando. Bene, ci ha lasciati qua. Quindi siamo da soli adesso. Con degli erranti, uno sbirro mezzo morto. Non dirmi che hai finito anche i proiettili, perché non sarebbe il top. Non ha fatto una bella fine Wyatt, raga, mi sa. Calma, domani arriverà l'ultimo episodio di Shell e poi cominceremo con The Walking Dead 2. Vi chiedo ancora un po' di pazienza e poi cominceremo alla grande, perché The Walking Dead 2 mi hanno detto che è davvero tanta roba, è bello come il primo. Quindi vi chiedo di spolliciare, commentate, facendomi sapere se continuate comunque a seguirlo, perché anche se il DLC comunque me l'avete chiesto voi, è giusto che io lo porti, voglio finirlo, a me manca soltanto l'ultimo episodio. Fatemi sapere magari se avete dei consigli da darmi per The Walking Dead 2, se lo volete naturalmente scrivetelo qui sotto. Quindi se lo volete, hashtag sempre al tuo fianco, ho scritto sì, vogliamo The Walking Dead 2. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo DLC. Adesso il video è finito, passate nei miei social per rimanere sintonizzati e non perdervi nulla di tutto ciò che pubblico. Iscrivetevi al canale che è molto importante, invitate tutti i vostri amici. Adesso è tutto, un abbraccione dal vostro Kun e noi ci vediamo dopo con un prossimo video. Sì, perché dopo arriverà la carriera giocatore.